civico Roa Gay e Azione di Cremura, sia all'inizio del Festival di Varie Sarte. Questo festival si inaugura oggi a seguito del successo che c'è stato l'anno scorso al Festival dell'Arte, che è stato qui nello stesso periodo l'anno scorso, e siamo tutti felici di poter continuare quella manifestazione. Io ringrazio gli organizzatori di avermi invitato a presentare questa giornata d'inizio. Vi dico subito, per me è un grande onore, vi dico subito che non sono un artista, ma sono, diciamo, mi occupo di scienza e ricerca, e i legami tra ricerca, scienza, arte, musica, letteratura sono strettissimi. Non so, mi viene in mente solamente, per fare qualche esempio, scrittori come Primo Levi, che era un chimico, oppure pittori e un pittore letterato come Carlo Levi, che era un medico, quindi diciamo ci sono molti punti in comune. E volevo ringraziare, diciamo, per questa manifestazione, per questa riuscita, speriamo, del festival, il comune di Varisarto, l'Unione dei Comuni del Giogliastra e il lavoro degli organizzatori. Non potrò nominarli tutti, ma alcuni sicuramente, come la gallerista Rosanna Tempestini Frizzi, la storica dell'arte Eleonora Aresu, il giornalista ufficio stampa Maurizio Busia e la dottoressa Gian Paolo Vargo, senza loro non ho potuto certamente questo festival, non avrebbe potuto neanche iniziare. E un aspetto interessante dell'organizzazione di questo festival è come sono stati raccolti i fondi. Come sapete, sia nella scienza che nella ricerca è molto difficile trovare i fondi, soprattutto nei periodi di crisi, e c'è stata una partecipazione dei cittadini molto interessante, cittadini, commercianti del luogo, che in qualche modo hanno partecipato per sostenere economicamente la riuscita del festival. E come volevo raccontarvi, che è un modo che adesso, diciamo, è abbastanza comune, ma questo nasce nel 1938, c'è stato il primo esempio di ricerca fondi, in quel caso per una, perché in America nel 1938 c'era il problema della poliomielite, era molto grave ed era un periodo di crisi, non c'erano sufficienti fondi, e si promosse questa ricerca fondi, che il cui nome era March of Dimes. Ora, i Dimes sono gli spiccioli, la marcia degli spiccioli, voluta dal presidente Roosevelt, peraltro in persona, voleva significare che ognuno di noi con pochi spiccioli non può risolvere assolutamente nulla. Però se noi tutti abbiamo un comune scopo, e l'organizzazione del Festival d'Arte è un bellissimo scopo, insieme possiamo organizzarlo. La March of Dimes è diventata una fondazione nel 1976 a Boston, fondamentale per la ricerca negli Stati Uniti, e dopo della March of Dimes potete riconoscere Teleton, no? Oppure la Città dei Fondi per i Tumori, o l'Associazione Sclerosi Multipla. Sono tutti esempi di partecipazione a livello cittadino. Certo, a noi piacerebbe che lo Stato si occupasse di più di cultura e di scienza, questo è anche una sede industriale in qualche modo. Come dicevo, si inaugura oggi il centro civico Cor Gay e Azione di Calemulas, e in fondo è lo spirito di questo festival di Varisarte, perché è l'incontro di due autori, di due artisti che venivano uno dalla Sarda, dalla Sardegna, e l'altro dall'America Latina. Quindi è un incontro di culture. Questo è, credo, lo spirito col quale si inizia, l'arte della Sardegna che incontra arte, l'arte, l'arte degli altri paesi, in Italia naturalmente, ma anche nel resto del mondo. Come vedrete, in questi tre giorni forse anche non ci limitiamo neanche alla terra, ma forse anche altri pianeti sono interessati all'arte sarda e agli scambi culturali, perché vediamo che anche Marte forse potrebbe essere interessato. Ma non voglio dilungarmi e do subito la parola al sindaco Paolo Fanni, che darà il saluto d'inizio al nostro festival. Grazie.
l'esperienza dell'anno scorso il buon paese e questa amministrazione ti vuole ricordare insieme ad inseparabile Piotto con questi tre giorni di arte, letteratura, musica, territorio che trasformano il nostro paese dell'Ugliastro in un centro d'arte e di cultura contemporanea. L'amministrazione comunale ha deciso con una deliberazione della giunta dell'11 settembre di intitolare i due artisti Michele Mura e a Georgo Egerson il centro civico sito in Piazza Repubblica. Abbiamo trasmesso alla prefettura la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 1188 del 1927 e per la deroga di quegli articoli 2 e 3 della stessa legge per l'intitolazione a persona deceduta da meno di 10 anni con riferimento all'artista Egerson. Grazie a voi di Varisarte, associazione che nasce in questa comunità, leggo dal vostro statuto con lo scopo della qualificazione, il miglioramento professionale, sociale e artistico dei suoi soci, dei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale. La realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative di servizio della cultura, delle arti, dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di attività su tutto il territorio nazionale e non solo, che con tanta difficoltà e molta determinazione avete organizzato questa bella manifestazione. Si sperava in un piccolo aiuto, un contributo da parte della Fondazione del Banco di Sardegna, non c'è stato. Eppure, con la caparbietà dei variesi e non solo, questo mi piace sottolineare, si è riusciti, nonostante le tante difficoltà gestionali e finanziarie del nostro comune, a dare un'impostazione che rimarrà impresso nel tempo e nel territorio. L'associazione Varisarte scrive nel suo manifesto: la manifestazione non sarebbe stata possibile senza il sostegno dei cittadini e degli esercenti di Varisarte e dell'Ugliastro, che per la realizzazione dell'iniziativa hanno donato sia piccole che sostanziose offerte, dando vita a una sorta di finanziamento collettivo che non è altro che un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro per sostenere iniziative di persone e organizzazioni. Poi un grazie di cuore ai colleghi sindaci dell'Unione dei Comuni d'Ugliastra che hanno contribuito senza tentennamenti alla riuscita dell'evento. Questa iniziativa è coinvolta prestigiose istituzioni, personalità sarde, nazionali e internazionali ed è stata pensata per trasformare Varisarte in un laboratorio di idee e esperienze senza confini, creando interesse tra gli abitanti e connessioni tra cultura sarda e panorama culturale odierno. Per tre giorni il nostro paese di Varisarte si trasformerà in un laboratorio di arte e cultura contemporanea per far conoscere e valorizzare i diversi artisti. Molti nomi di prestigio, un consiglio, non perdiamoci niente, tutto è interessante. Domani mi dispiacerebbe sentire, io non c'ero, perché non lo so. L'associazione Varisarte ha fatto un corso solo, recapitando l'invito a ciascuna famiglia. Vorrei ringraziare come ho fatto l'anno scorso tutti, nome per nome, non lo faccio, solo per un motivo, potrei fare l'errore di dimenticare qualcuno e questo mi dispiacerebbe tantissimo. Vi chiedo solo un applauso per queste persone che meritano tantissimo per il loro impegno profuso, ripaghiamole con questo nostro gesto di gratitudine. Interessante l'idea di presentare il catalogo con alcune delle opere significative, importante omaggio alla memoria di questi due artisti di grande interesse culturale per la nostra comunità. Siamo grati a Michele, ma per lui tornare a casa e vivere il suo paese per lunghi periodi potrebbe essere stato facile. Tante lunghe estati con Piero in questo nuovo anello, dove hanno trovato l'ispirazione e la gioia di condividere questo spazio per rigenerarsi e sviluppare la creatività e la laboriosità in questa terra tanto amata, ricca di legami affettivi, che a detta dei critici è espressa in maniera costante nelle loro opere. Concludo ringraziando tutti. La vostra presenza è segno che siamo sulla strada giusta. Questo percorso ci offrirà la possibilità di riflettere su possibili e molteplici scenari futuri. Michele e Gro hanno scelto anche il dopo di stare qui con noi per sempre.
Jorge Eliasson di Firenze. Marta è stata amica, studiosa, traduttrice dell'opera di Jorge Eliasson e ha conosciuto Jorge nel 1962 a Firenze. È erede universale della sua opera e dell'opera di Michael Douglas e con questo patrimonio ha fondato il Centro Studi Jorge Eliasson a Firenze, che è dedicato alla diffusione naturalmente dell'arte di Jorge, ma anche alla diffusione in generale dell'arte e della letteratura. Quindi lascio sicuramente la parola a Marta Canfield che ci parlerà dell'opera poetica, letteraria e artistica di Jorge Eliasson, l'incontro con Michael Mullas, Scorci di vita a Barisagno. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti, è per me veramente molto piacevole, anzi molto emozionante essere qui con voi e dare continuità a questi incontri che celebrano l'arte in genere, ma a partire proprio da queste due figure sicuramente eccezionali che io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente. Direi che l'inaugurazione di questo centro civico Eliasson Mullas, cioè intitolato a loro due, è veramente qualcosa di notevole e sono sicura che cioè loro sicuramente non se lo sarebbero mai aspettati, però che è una cosa giusta, noi sappiamo che è molto giusto e loro sarebbero sicuramente molto contenti. Quindi questo Barisarte, e che parte con questo nome, ma che in realtà era già iniziato l'anno scorso, con questa mostra veramente notevole, dove per la prima volta si esponeva a Barisagno l'arte pittorica di Michele Mullas e l'arte pittorica e scultorica di entrambi in realtà, e anche di Jorge Eliasson. Direi che lì è partita questa attività che fa onore al comune di Barisagno, dove loro hanno trascorso insieme tutti gli estati, cioè sicuramente tutte le estati, sicuramente 4 mesi l'anno per più di 40 anni, e proprio fino alla morte di Michele Mullas, avvenuta nel dicembre del 2002. E poi Jorge ha continuato naturalmente a venire qui fino alla sua morte, avvenuta nel marzo del 2006. E quella prima versione, io la voglio ricordare perché mi sembra proprio il punto di partenza, cioè che magari è nata in una conversazione fra amici che conoscevano bene le due persone e l'opera di loro due, Luciano Boi, vero, mi ricordo appunto che era qui come viene quasi praticamente tutti gli anni, Paola Vargiu, appunto Viviana Cavantus che ci ha ospitati a casa sua, Placido Debrano che ha una collezione di opere loro veramente straordinaria e l'ha messa a disposizione. E quindi tutto questo è stato veramente un punto di partenza, un'idea così, nata così, che sembrava due grandi artisti, fino a quel momento non era così chiaro che loro due, che avevano, come dico, per 40 anni trascorso tutti i mesi estivi qui nella loro casa di Gardaris, dico che fossero veramente delle personalità riconosciute ormai a livello internazionale. E quindi questo, dico, è stato il lancio di qualcosa di giusto e io sono contenta di essere stata lì all'origine di questa attività. E poi nell'organizzazione voglio anche ringraziare specialmente giovani studiosi ricercatori di Barisagno, Eleonora Resu, Luca Spirru, Marco Ferrai, Enrico Napo, che oggi non ci sono con noi, Eleonora Resu sì, davvero stata una bambina, i ragazzi invece non ci sono altrove, però l'anno scorso veramente hanno dato un contributo straordinario all'organizzazione della mostra e del convegno. E quindi questo mi sembra
notevoli. Sono contenta che ora Barisatti vada avanti con appunto lo stimolo di artisti nuovi che sono sulla scia di grandi artisti come erano loro e sono i Muras. Io, come appunto si diceva prima, ho avuto la fortuna di conoscerlo nel lontano 1982, di conoscerli tutti e due, e poi loro, essendo morto prima Michele, io ho continuato sempre a frequentare prima tutti e due, poi Edson, e lui mi ha lasciato in eredità tutta la loro opera, quello che lui aveva a casa sua, e tutti i diritti per la sua opera letteraria. E quindi questo patrimonio l'ho sentito, confesso, come un peso tremendo, ma siamo riusciti a fondare questo centro con la collaborazione di altri studiosi, tra cui appunto Antonio Meris, che fa parte del comitato scientifico del centro Edison, lo stesso appunto Luciano Boy, William Rowe, altri studiosi appunto dell'opera di Edison, e con l'aiuto appunto di Mario Vargas Llosa, che quando ha saputo di questa iniziativa, lui ancora non era premio Nobel, ma era già molto conosciuto a livello internazionale, quando ha saputo di questa iniziativa si è congratulato con noi dicendo che lui aveva conosciuto benissimo Edison e lo considerava una figura fondamentale nella creazione dell'arte e della letteratura del Novecento, e ha detto: tutto quello che io posso fare e sono a vostra disposizione. E tant'è vero che è venuto a inaugurare due delle tre mostre che abbiamo fatto a Firenze di Edison, è stato presente, Vargas Llosa è stato quello che ha inaugurato appunto queste due mostre. Noi come centro Edison poi abbiamo fatto sia mostre d'arte, tra cui, come dico, tre dedicate a Edison, una dedicata a Michele Muras nella Galleria Coveri nell'anno 2011, e abbiamo fatto la pubblicazione di cataloghi che riguardano la loro opera, e poi questo centro si è aperto come casa editrice e abbiamo pubblicato varie cose, libri di una collana di poesia nella quale abbiamo pubblicato alcuni poeti, ma soprattutto naturalmente la poesia di Edison, di cui è uscita l'anno scorso, credo che sia qui da qualche parte, e ascolteremo qualcosa da questo libro, è una raccolta della poesia sonora e visiva di Edison, perché lui, oltre a scrivere una poesia, soprattutto negli ultimi anni, all'inizio, da giovane, da ragazzo, aveva una capacità straordinaria per la creatività poetica, era talmente straordinaria che lui a un certo punto si è sentito che quello era troppo. Io l'ho sentito raccontare questo, l'ha raccontato personalmente e credo sia scritto da qualche parte, cioè lui si è sentito come con il peso di un potere per la retorica della lingua, per l'uso delle formule appunto della metrica, della rima, cioè talmente forte che diceva: ma questa è la tradizione, non sono io voglio dire altre cose. E quindi a un certo momento ha rotto con questa tradizione, però questa tradizione che si trova nei suoi primi libri, Ultimo Regno per esempio è uno dei suoi primi libri, gli hanno meritato niente meno che il Premio Nazionale di Poesia del Perù quando aveva solo 24 anni. Quindi questo già vi dà un'idea di quanto era veramente geniale. Questa prima fase della sua opera, con una poesia, come dico, neobarocca, molto tradizionale e molto perfetta dal punto di vista formale, cioè lui a un certo momento rompe e si mette a fare cose straordinariamente trasgressive che seguivano l'onda delle avanguardie dell'epoca, e quindi incomincia a fare una poesia sonora, a giocare con i suoni, incomincia a fare una poesia visiva, quindi la poesia si trasforma in un quadro, si trasforma in una, naturalmente in calligrammi, ma non solo. E questa poesia però è stata quella più difficile da raccogliere,
Io finalmente sono riuscita l'anno scorso a raccogliere, anche perché lui si rifiutava di pubblicarla in maniera approssimativa, cioè voleva la perfezione sulla pagina. E quindi finalmente siamo riusciti, con l'aiuto di Enzo Milarelli, poeta e performer di Bologna, che l'ha conosciuto e l'ammira moltissimo, e quindi siamo riusciti a fare questo volume che io ho portato, insomma ci sarà da qualche parte. Poi una collana di narrativa dove usciranno prossimamente i due romanzi pubblicati da Edison, Il corpo di Giuliano, cioè Il corpo di Giuliano e Prima morte di Maria, e usciranno prossimamente, ma è già uscito un romanzo di un autore messicano, si chiama L'ultimo quanto, è ispirato a un quadro di Tiziano e racconta una storia un po' sconvolgente, soprattutto per gli anglisti, perché racconta la storia di William Shakespeare, che in realtà non sarebbe nato a Stratford-upon-Avon, come racconta la storia, ma sarebbe nato a Mantova, in Italia, figlio di John Shakespeare, come tutti sanno, ma di madre italiana. Vabbè, questo è un po' un giallo, è interessante quando si legge il romanzo. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere diritti da parte dell'autore messicano, ripeto, e abbiamo pubblicato. E poi abbiamo aperto anche una collana di saggistica che si inaugura con una serie di opere di Vargas Llosa. Cioè lui ci ha ceduto anche i diritti di queste opere e con le quali partiamo ora. Quest'anno esce, a fine anno esce la prima e poi si continua con tutta una serie. Dunque, questo è un po', così voglio dare un po' una sintesi di quello che è il centro di studi Jorge Edison, che è, ripeto, dedicato, come vedete, da quello i titoli anche che ho detto, della casa editrice, eccetera, delle mostre che abbiamo fatto. Abbiamo anche fatto mostre di tanti artisti, ovviamente non soltanto Edison e Mulas, e quindi l'idea è di collaborare tutte le volte che sia ritenuto necessario, e noi con grande disponibilità e piacere di collaborare appunto con Barisarte. L'idea mia era anche di parlarvi un po' di che cos'è, è stato questo rapporto fra Edison e Mulas. In realtà non è facile da capirlo, perché spesso quando si parla, insomma, di rapporti di amicizia, di amore, è più facile semplificare, no? Questo è chiaro per tutti. Nel caso loro non possiamo semplificare, perché era veramente un rapporto straordinariamente intenso, positivo, stimolante per entrambi, quanto fuori da le forme consuete, completamente fuori, era insolito. In che senso? Io ci tengo a dirlo, perché spesso quando si tratta di un'amicizia o fra due uomini o fra due donne, la prima cosa che si pensa è a una relazione omosessuale. E quindi questa relazione omosessuale è vista da chi è contrario e quindi dice orrore, da chi invece, con i tempi che corrono, dice, che vuol dire, no? È una relazione amorosa. Quindi l'amore può essere vissuto in tante maniere, le persone nascono in tante maniere, non soltanto in una maniera. Però invece non è così, il rapporto fra di loro era veramente molto complesso. Loro si sono conosciuti quando Michele aveva soltanto 20 anni, Jorge aveva 32, aveva 12 anni più di lui. Jorge aveva saputo fin da quando era ragazzino che lui era omosessuale, non l'ha mai nascosto a nessuno, l'ha sempre detto. Ci sono delle poesie, alcune sono inedite, prima o poi mi deciderò a pubblicarle, dove lui parla di questa sua scoperta, di questo suo femminile interiore, e parla anche, ci sono delle poesie dove questo è veramente una scoperta drammatica per lui. Però lui poi naturalmente l'ha sempre accettato, parlato senza problemi, eccetera. Invece Michele com'era? Michele non era omosessuale, lui l'ha sempre detto, e non lo diceva per nascondere qualcosa che non si può dire, assolutamente no, anzi
sì, Michele era di una limpidezza spirituale straordinaria. Non so quanti di voi abbiano avuto la fortuna di conoscerlo, io l'ho conosciuto molto bene, era una persona assolutamente trasparente, incapace di dire una cosa per un'altra. E lui ha sempre detto che lui amava le donne. Allora, che significava questo rapporto con Jorge? Significava che se magari da parte di Jorge poteva essere un rapporto che andava dall'amicizia verso l'amore, in Michele era un rapporto di affetto straordinario, il più grande della sua vita, questo è il motivo per il quale è stato legato a lui per più di 40 anni, e di ammirazione per quello che era e quello che faceva Jorge, di ammirazione, ed era anche un rapporto di comunicazione fra di loro che è difficile trovare fra le persone, cioè una comunicazione profondissima. Che cosa portava a fare a loro? Che cosa erano portati a fare grazie a questa comunicazione profonda fra di loro? A questa capacità di interagire fra di loro? Li portava a comunicare proprio nell'orbita dell'arte. Allora, per esempio, i famosi nodi che faceva Jorge, io ci tengo a dire che Jorge è un fondatore dell'arte del Novecento, così come Fontana tagliava le tele, e credo che anche Luciano Borghi abbia studiato molto questo, così come Fontana tagliava le tele, cioè Eliasson faceva i nodi. Eliasson prendeva le tele e faceva nodi. Il nodo è un gesto ancestrale con il quale lui ha dato una visione della prospettiva dell'uomo contemporaneo, che però con radici vero ancestrali, e questa è la sua arte. Qui abbiamo lì sopra una piccola opera di Eliasson che illustra, lui ne ha fatti tanti di tutte le misure e di tutte le forme e colori. Ha fatto perfino un alfabeto dove ogni lettera è rappresentata da un tipo di nodo diverso, e quindi questa era la sua espressione artistica. Però quei nodi enormi, vero, che ne so, ci sono anche di 1,80 m tele con 1,80 m per 3,20 m con la tela tesa e poi in mezzo una tensione con un'altra tela, magari un altro colore, e in fondo questi nodi enormi. Come li faceva lui? Con l'aiuto di Michele. L'ha sempre detto, io non avrei potuto fare questi nodi senza Michele. E cosa è successo quando Michele è venuto a mancare? E lui non riusciva a farlo. Infatti diceva, non ce la faccio, da solo non ce la faccio. Però, che cos'era l'opera artistica di Michele? Lì avete un disegno, tondo incorniciato su un fondo nero. Vedete che è un disegno astratto. Che cos'era quello che faceva Michele? Quello che faceva Michele era diverso da quello che faceva Jorge. Cioè non bisogna mai pensare che l'uno aveva influenza sull'altro nel senso di dice allora Michele seguiva, no, assolutamente. Michele aveva una carica espressiva sua profonda, intensa e molto positiva che esprimeva in una pittura che è completamente diversa da quella di Jorge. Poi non dico, forse Bianca Mantus ne sa qualcosa, non dico che a loro non piacesse fare scherzi, prendere in giro, faceva parte del loro senso ludico della vita. Potevano fare un quadro identico, uno lo dipingeva e l'altro lo faceva uguale, poi uno lo firmava Michele Muras e l'altro lo firmava Jorge Eliasson. Ma se voi vedete il quadro dite ma chi l'ha fatto? Questi erano gli scherzi che faceva, vero? Jorge poteva fare una piccola scultura e lasciarla in un parco a Milano, l'ha fatto, in un parco anonima. Qualche mese dopo la ritrova in una galleria. Allora la vede esposta nella vetrina, entra, dice scusi, ma questa scultura di chi è? E il gallerista le ha detto, questa scultura è di un artista molto importante.
però, e non vuole dire il nome. È interessante, guardi, cioè gli ha dato addirittura un prezzo, eccetera, eccetera. Quindi questo per lui era molto piacevole, perché lui amava la diffusione dell'arte anche senza rapporto con l'identità dell'autore. Quindi questi erano gli scherzi, lasciamo perdere. Però per quello che riguarda la creazione di ognuno, ognuno aveva la loro forma espressiva. Bisogna dire che naturalmente nella vita in comune ovviamente ci sono state degli interscambi fra di loro. Quando sono stati insieme in Perù, questo pure Jorge lo ha più volte, quando sono stati insieme in Perù, Michele ha scoperto le culture incaiche e pre-incaiche ed è rimasto affascinato da questa capacità che veniva da tanti secoli prima e con la quale lui si è ritrovato, e ha ritrovato addirittura una cosa interessantissima, un legame con quello che era il passato della sua Sardegna, e quindi ha incominciato a ricreare nella sua pittura forme che evocano forme dei tessuti o dei dipinti incaici e pre-incaici. Quindi lì evidentemente senza Eielson Michele sicuramente non andava in Perù, non conosceva le culture precolombiane, però ripeto, ognuno aveva una forma espressiva propria. Dico questo perché anche ci tengo a dire che poi come personalità erano anche molto diversi. Questa capacità di comunicare fra di loro straordinaria forse era fatta anche di questa diversità di personalità. Jorge era un erudito, era proprio che poteva andare dalla scienza all'arte, cioè leggeva moltissimo, e era straordinariamente colto, come dico, anzi erudito, e Michele non era così, però aveva un'intuizione, una percezione della realtà, delle persone, che era, andava al centro, all'essenza, era profondissimo. E, però questa profondità era anche, passava, ripeto, attraverso una sua semplicità in senso positivo e limpidità d'animo. E per questo forse si può capire come quando Eielson ha cominciato a interessarsi, ancora erano giovani tutti e due, erano a Parigi, e Eielson ha cominciato a interessarsi del buddismo zen. E allora a Parigi a quei tempi c'era Thaisen de Chimal, no? il grande maestro zen, e Jorge ha cominciato a frequentare Thaisen de Chimaru, ascoltare le sue lezioni, le sue conversazioni, e quindi si è aperto. Poi questo è stato definitivo per lui, l'ha segnato completamente. Però lui ha raccontato come a un certo momento Thaisen de Chimaru gli ha detto tu vai molto bene, però non hai più bisogno di venire da me. E Jorge è rimasto un po' male, perché dice, perché crede che io non sia capace di imparare qualcos'altro, che la mia capacità è finita? No, tutt'altro, dice, solo che non hai più bisogno di me, perché tu hai un maestro naturale. E naturalmente Jorge è rimasto molto colpito, dice, ma chi è il mio maestro naturale? E lì, è Michele. E quindi questo lui l'ha raccontato ed è importante saperlo, perché rivela un po' questa personalità molto speciale di Michele Mures. Credo che per loro appunto l'incontro sia stato straordinario e che appunto entrambi abbiano segnato l'arte del Novecento, e quindi mandare avanti la conoscenza della loro opera, che è molto vasta, e la conoscenza della loro opera molto variata, anche Michele ha fasi diverse l'una dall'altra e andrebbe conosciuto tutto, cioè ripeto, non basta una mostra per conoscerlo, e io sono poi a un'opera letteraria straordinaria, anche quella molto vasta. Quindi credo che l'idea di creare un centro civico intitolato al loro nome sia un'opera molto importante e molto importante, e che può dare così inizio a una
farvi sentire, leggervi alcune delle poesie. La persona che doveva venire a leggere le poesie di Eio, sono un po' venire di tutto grave in famiglia, ma io posso farvi sentire alcune poesie nella voce stessa di Jorge Eielson, e poi io vi leggerò nelle mie traduzioni in italiano anche qualche poesia. Per favore, e poi sentiremo. Ecco, sentiremo prima tre, quattro brevi poesie che sono della raccolta Habitación en Roma. È una serie di poesie che lui ha scritto, una raccolta poetica che lui ha con questo titolo, Habitación en Roma, cioè Distanza a Roma, che ha scritto quando era a Roma nell'anno tra il 1952 e il 1954. E poi invece, per chiudere l'intervento con la voce di Eielson, sentirete una poesia sonora. Voglio farvi sentire questo perché è veramente qualcosa di fuori serie. È una poesia sonora che si chiama Colores, cioè colori, e lui prende i colori primari, rosso, blu, verde e giallo, amarillo, verde, rojo, azul, questi quattro colori, e con questo lui elabora un componimento sonoro. Questa poesia lui l'ha registrata diverse volte, ce ne sono due, e quella che sentirete è quella che fece nel 1998 in un incontro all'Università di Venezia, dove era organizzato da me, lui era ospite in principale, e lì ha voluto fare anche questa lettura, questa recita, diciamo, di Colores. Thank you.
non vorrei spiegare di nulla, ma in questo caso non spiego nulla, soltanto voglio dire che questa variante, ne ho diverse varianti di questo lavoro sui colori, in questo caso la variante è dedicata a Marta. Azul, verde, 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 verde.
la percezione del colore, la maniglia con il colore giallo, il colore più insopportabile per lui, aggressivo e capriccioso, e quindi si capisce da come lo dice, mentre l'Assul, che lui ha usato nelle installazioni dove rappresenta la Madonna, per esempio, e la prima morte di Maria, appunto, è l'Assul, è proprio il colore della spiritualità e della pace, no? No, vabbè. Io per finire, allora volevo leggere brani di un poemetto dedicato a Michele, scritto dopo la morte di Michele, si chiama dell'assoluto amore, dell'amore assoluto, dell'assoluto amore, porta un'epigrafe tratto dal Vangelo di San Marco e dice: rimase accettata la morte, rimase annientata la morte e trasformata in vittoria. E questo epigrafe si capisce perché per lui era, cioè dopo la morte di Michele, per lui è stato un grande dolore, ma nello stesso tempo appunto superato da un sentimento profondamente religioso. E, voglio leggere alcuni dei brani perché qui si vede come vedeva lui Michele, e quindi è così dedicato un po' alla memoria del pittore. Però come dico, salterò e leggerò soprattutto i brani dove mi parla di Michele. La gente è piena di fretta, di cosmetici, di automobili, di vestiti. Dicono tutti che il pane con burro non è mai esistito. Sono certi che il loro cuore o il loro ombelico non dipendano dagli astri. Che l'amore sia una malattia millenaria ormai debellata, ma continuano a credere a un'equazione celeste che non esiste. Gente che non apprezza la gente perché si veste con i fiori, oppure neanche si veste. O viaggia troppo da un paese a un altro e non ha fretta, né cibo, né camicia, né carte, solo pidocchi. Tuttavia, quando Michele tornava a casa e apriva le finestre, ogni cosa tornava al suo posto. Le pesche e i grappoli d'uva sul tavolo insieme al pane, al formaggio fresco e al vino. La casa era più vecchia della chiesa più vecchia, ma quando arrivava lui tutto sembrava nuovo. Come dimenticare il suo piede scalzo in mezzo agli ortaggi, il prezzemolo e il pomodoro maturo, e la pioggia di mandorle sopra la sua schiena dorata alla fine dell'estate. Lui diceva sempre che in ogni lattuga o cipolla c'erano la sua urina e le sue feci, e lo diceva gioiosamente, le chiamava fu fu fu. E tutti gli animali festeggiavano ripetendo trionfalmente fu fu fu, fu fu fu, fu fu fu. Michele amava il vino, le ragazze e la terra, ma la sua migliore amica era l'acqua, che gli dava tutto senza chiedergli nulla. Amava anche la schiuma del Mediterraneo, la sua sabbia bianca e salata e il folgorante tesoro del pesce nascosto nelle celesti acque. Diceva pure che il suo sangue prima o poi sarebbe diventato acqua, perché di acqua siamo fatti e in acqua ci trasformeremo. Per questo, quando la gioia era più pura, giocando come un bambino sulla sua solita spiaggia, lui vedeva già il suo futuro e non ne aveva paura. Come diceva sua madre, non lo spaventava nulla, non lo sporcava nulla. Così, quando arrivò il sangue versato, il cotone macchiato, gli aghi, le garze, le mascherine verdi e le mascherine bianche, i lenzuoli sudici, i lenzuoli puliti, i letti occupati e i letti vuoti. Quando arrivò il momento della febbre, la nausea, la defecazione, l'urina, che non concimano più, Michele il buono, l'amico di tutti, il compagno di giochi, era lì. Al suo posto sempre, nel suo eterno orto, aiutando i bambini, dando da mangiare ai vecchi, trascinando la sua allegria da un letto all'altro, e così tutti i giorni, nella stanza piena di finestre ermetiche che Michele apriva sempre, e tutti i malati sorridevano come se ad un tratto il dolore fosse svanito, come se morire fosse stato da allora aprire una finestra e far volare un uccello invisibile.
parola al professor Antonio Melis, professore ordinario di lingua e letterature ispanoamericane e civiltà indigene d'America presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Siena, che ci parlerà del Perù integrale di Eielson, le radici del futuro. Grazie. Prima di esporre il mio contributo a questa festa dell'arte, della poesia, voglio dedicare qualche parola a due persone straordinarie come Michele Lunas e Jorge Eielson. Purtroppo il loro ricordo è legato anche a un duplice drammatico. Nel caso di Michele, che avevo conosciuto a Siena in occasione di una lettura delle poesie di Jorge tradotte da Marta presso la nostra facoltà di lettere, mi dispiace profondamente di non aver mai raccolto l'invito a visitarlo nella sua terra, perché con lui era scattata un'immediata corrente di simpatia, di quelle che ti danno la sensazione di avere conosciuto da sempre una persona che vedi per la prima volta. Per quel che riguarda Jorge, entra in gioco una considerazione forse più egoistica, cioè il rimpianto per non aver goduto abbastanza della sua amicizia, così preziosa perché proveniva da una civiltà del tutto. Quando si parla del mondo andino e del Perù in particolare, è naturale fare riferimento alla tripartizione di questi territori fra costa, sierra e selva. Il terzo di questi elementi, la selva amazzonica, si è fatto strada forse più tardi, ma oggi appare in primo piano perché la lotta contro la sua distruzione investe non il destino del paese, di un paese singolo, ma il destino del pianeta. Se ci si addentra nell'immensa e polimorfica opera di Jorge, seguendo l'ordine cronologico, sembrerebbe a prima vista, di fronte alla lettura dei suoi primi libri, di trovarsi di fronte a un autore completamente sradicato dal suo territorio di origine. Solo una considerazione complessiva del suo itinerario permetterà di cogliere la profonda coerenza e quindi di fare un passo indietro e leggere con un'altra ottica, a partire dall'insieme dell'opera, anche le opere giovanili già così alte dal punto di vista poetico. Perché all'inizio il poeta e l'artista avverte soprattutto l'urgenza di emanciparsi dalle angustie del localismo, immergendosi nella letteratura universale, dal simbolismo alla tradizione poetica spagnola. Progressivamente, attraverso il pathos della distanza, una distanza al tempo stesso fisica e culturale, inizia un cammino di ritorno, dove il recupero delle radici viene esaltato dalla sua proiezione in termini universali. Il primo paesaggio peruviano che viene recuperato è quello della costa deserta, il più vicino all'esperienza vitale dell'Imenio Jorge. Il deserto è una pagina bianca che si offre naturalmente alla scrittura dell'artista. La serie straordinaria dei paesaggi infiniti degli anni 60 è la testimonianza eloquente di questo processo di ritorno, sorretto dall'esperienza internazionale dell'arte plastica di quegli anni. Eielson ripete sul terreno specifico della sua creazione l'esperienza di José Carlos Mariátegui, un intellettuale peruviano da lui molto ammirato e conosciuto nei suoi aspetti più profondi, quando, dopo il soggiorno in Europa all'inizio degli anni 20 del secolo scorso, affermava di avere fatto proprio in Europa la scoperta più profonda del suo mondo. La costa e la capitale Lima sono presenti, d'altra parte, in forma diversa e specifica, anche all'interno di un'altra avventura dell'autore, come il romanzo Primera Muerte de María. È un testo che rompe con ogni convenzione narrativa e al tempo stesso lascia spazio a una dimensione sociale legata alla vita dei pescatori. Il poeta, tra virgolette, puro Eielson, per usare le pigre classificazioni
di una critica letteraria amante degli schemi, si contamina felicemente con una materia dolorosa, senza nessun immediatismo banale. Ancora sul terreno delle arti plastiche, un'altra tappa decisiva e universalmente riconosciuta, al punto di diventare uno degli emblemi della sua arte, è quello del chipo, del nodo. Non entro qui nel merito delle implicazioni di questi nodi, perché è qui presente uno studioso come Luciano Boi, che a partire dalla sua condizione di scienziato ha offerto delle illuminazioni decisive sull'impiego di questo segno. Vorrei però sottolineare ancora una volta come il recupero di un motivo peruviano, specificamente incaico, non si collochi affatto in antitesi con la ricerca più sperimentale del dottore. In questo caso siamo di fronte a un elemento appunto andino, e non è questa l'occasione per ritornare a questo proposito sul dibattito degli ultimi anni, ne accenno soltanto perché ha fatto molto rumore, a partire dalla presunta scoperta del significato verbale di questi segni. Dirò soltanto che non si è trattato di una bella pagina per gli studiardini, grazie alla convergenza perversa tra dilettanti allo sbaraglio e studiosi opportunisti che cavalcano le mode più eclatanti dal punto di vista giornalistico. Qui quello che ci interessa è il trattamento creativo e ricreativo che non offre esso. Una volta di più in un dialogo esplicito con alcune espressioni dell'arte contemporanea, da Alberto Burri a Lucio Fontana. Se ora passiamo a considerare la terza zona del Perù, quella amazzonica, ci troveremo di fronte a una sua presenza perlomeno sorprendente nell'altro romanzo di Corri, Il cuerpo di Giulia No. La sorpresa, ma ormai non dovrebbe essere più tale alla luce di quello che si è detto, proviene dal trattamento della condizione subumana alla quale sono stati ridotti gli indios dell'Amazzonia, all'interno di una tragedia relativamente meno nota di quella che ha riguardato la sera. A questo proposito, anche se queste pagine rappresentano solo una componente di un testo complesso, varrebbe la pena di rileggere questo romanzo all'interno del rinnovato interesse che negli ultimi anni ha suscitato la letteratura ispirata al mondo amazzonico. Un riscontro sul terreno delle arti plastiche è rappresentato da alcune variazioni sul tema dei nomi, caratterizzate da una grande vivacità coloristica intitolata esplicitamente Amazzonia. Sono lavori che suscitano una serie di associazioni complementari sul mondo della serie. Da una parte richiamano il corso dei fiumi che attraversano quella regione immensa, dall'altra sembrano suggerire con le loro movenze serpentiformi le creature che la popolano, in particolare il mitico Amaru, il grande serpente, probabilmente l'anaconda ma trasfigurato in figura mitica. Ma per altri aspetti, e questa è un'illuminazione, spero che lo sia, che mi è venuta proprio in questi giorni, propongo un accostamento ad alcune forme dell'artigianato della zona, come i tessuti e le ceramiche, per esempio, della popolazione Shipibo, dove l'intrico di linee, secondo alcuni interpreti studiosi, è una rappresentazione del paesaggio silvestre con il suo reticolato di sentieri di acque e di terre, che si trovano nei tessuti, nei vestiti e in vasi. Il tratto che accomuna queste diverse esperienze scaturisce naturalmente da questa che ho fatto per una semplice descrizione. Siamo in presenza di un recupero delle radici, con la precisazione che si tratta, come si è visto, di radici plurali, di un paese multietnico, multilinguistico e multiculturale, come il Perù. Al tempo stesso, questa riscoperta non implica nessun abbandono della volontà di dialogare con le ricerche più avanzate nell'arte contemporanea. L'esperienza di Erickson è animata da una volontà coerente e persistente di usare questo recupero del proprio passato culturale come un elemento vitale che dà spessore storico alla sua avventura artistica. Nessuna sterile nostalgia, ma
una visione rivoluzionaria della tradizione, per usare le parole provocatorie del già ricordato Mariatti in un suo famoso saggio. Parole da lui brandite negli anni venti contro ogni interpretazione regressiva e concluse con l'affermazione che i peggiori nemici della tradizione sono i tradizionalisti, perché la congelano in un passato immobile, fossile, e quindi di fatto la distruggono, mentre la tradizione viva proprio in quanto si rinnova. Le radici non sono in antitesi con le ali, per usare l'espressione di Paolo Martinez. Ma l'attività letteraria e artistica, pur nella loro eccezionalità, non esauriscono la personalità di Hegas. Bisogna ricordare fra i suoi tratti quello che potremmo chiamare il versante leonardesco della sua personalità. Non mi riferisco solo ai suoi richiami espliciti al grande artista, come nel caso del Kipu ispirato al codice sugli annodamenti e sul volo degli uccelli della Biblioteca Braidense di Milano. Il modello leonardesco è presente in lui in una forma più profonda e pervasiva. La figura di Leonardo, a mio giudizio, evoca per lui una stagione della cultura all'interno della quale non si era ancora consumata la rottura fra arte e scienza. Jorge lotta per ricomporre questa lacerazione, che considera una grave mutilazione dell'umanità. Questa aspirazione si avverte nella sua passione per la filosofia della scienza, per l'ecologia. Il suo maestro degli anni giovanili, José María Guedas, aveva parlato della sua poesia in quechua rivolta ad alcuni dottori, cioè gli intellettuali della classe egemone bianca del suo paese, di sapicunapa e acciaininta, in quechua, cioè di radici che sanno, di una sapienza iscritta nella natura stessa. Il concetto andino di iacani, sapere, è in realtà molto più vicino alla sapienza presocratica che al sapere pragmatico della poesia. È un sapere profondamente legato alla natura e quindi in senso profondo ed etimologico dell'ecologia, che non dimentichiamoci, vuol dire abitare, l'abitare, la casa, oikos. Anche in questo caso il recupero delle radici coincide non con una regressione al passato, ma con un recupero della sapienza antica per affrontare la sfida della modernità. Proprio per questo è un processo che non sceglie la strada dell'individuo, ma si misura con l'elemento conflittuale presente in questo sforzo. Da questo punto di vista, la ricerca del poeta coincide con il pensaggio più profondo del pensiero ecologico autentico, che si trova il più delle volte agli antipodi delle interpretazioni banalizzanti che circolano, che posso riassumere con una parola, New Age. Una prova luminosa di questo atteggiamento del poeta si trova in un poema degli ultimi anni, che mi piace ricordare in questa occasione anche perché è legato a questi luoghi. Quando Jorge me l'ha inviato, ho pensato subito che Gardalis trovasse la sua collocazione ideale nella rivista definita di Ecologia delle Idee, Oikos, diretta da Enzo Tiezzi, uno dei padri del pensiero ecologico italiano, precipitosamente dimenticato e quasi rimosso dopo la sua morte qualche anno fa. Voglio ricordare in questa occasione il profondo legame di Enzo Tiezzi con la Sardegna, attraverso la scuola di dottorato di chimica dell'Università di Siena, trapiantata a Piscinas di Montoso, e gli incontri interdisciplinari che per diversi anni hanno riunito in quel luogo magico scienziati, filosofi, scrittori e artisti. Gardalis si apre con un'intensa visione panica del soggetto poetico. Cammino tra la mia ombra e l'ombra dei piedi. Il mio corpo è un pugno d'erba alla deriva e il bosco blu che mi circonda sono io stesso che respiro. Ormai non distingo tra la vetre e la mia barba cresciuta. Cammino e ogni splendore, ogni penombra, ogni ciliegia smaltata sono una sola cosa, come il mio fiato e il mio sesso. Si avverte in questi versi, che configurano un autentico poema sinfonico,
l'aspirazione profonda a recuperare una relazione armonica e fraterna con tutta la catena degli esseri naturali. La fusione simbiotica con il paesaggio si trasforma in un'accettazione serena della dialettica di vita e morte che lo percorre. Tutto mi ferisce e tutto mi illumina. Io sono la freccia che vola e anche l'animale ferito. Mi dispero per una creatura fragile, per un uccello che muore, ma mi nascondo dietro una maschera di fiori. Condivido la mia tristezza solo con i saggi, la mia allegria con la lepre che adesso corre anche a me. Ma nel finale si affaccia inesorabilmente la coscienza infelice, a partire dal sospetto, per riprendere l'antica e classica dicotomia di Schiller, che la poesia ingenua non è mai più possibile, e lo specchio d'acqua restituisce al poeta il suo volto ineludibile. Sale la luna, scende il cervo al ruscello, come un appuntamento segreto, segue le sue ordini, la sua urina luminosa, fino al suo regno d'alabastro, ma sul fondo dell'acqua, invece della sua bellezza, pieno di felicità e di pena, vedo solo i miei occhi che piangono, dato che io sono il cervo, ma anche il ruscello. Il motivo dello specchiamento, del resto, si trova anche in una poesia appartenente anch'essa all'ultima stagione di Yeats, che vede una ripresa della scrittura in senso convenzionale, di quello che vi chiamava poesia scritta. Appartiene alla raccolta sin titolo, senza titolo, scavo nel mio dorato pelù, un regno puro e trovo un cucchiaio. Scavo ancora e salta fuori il re con tutti i suoi gioielli. E la regina mia è sepolta in cui sguardo mi fa rivivere. Scavo e scavo ancora. Ed è il mio sane che trovo adesso e il trono insanguinato e lì li aspetta. L'inesorabilità dell'incontro con il proprio io, nonostante l'inversione della natura o nella storia, è l'elemento che accomuna questi testi. La ricerca della libertà è un motivo che si ritrova anche in forma diversa in un romanzo e in un episodio del romanzo già ricordato, Il corpo di Giulia, insieme al riconoscimento del. La voce narrante riferisce un episodio della sua infanzia, la liberazione degli uccelli della selva chiusi in gabbia. Essi, una volta liberi, sembrano invitarlo ad accompagnarli, ma ciò non è possibile perché, come scrive il poeta, gli uccelli svolazzavano sulla mia testa, incapaci di allontanarsi da me, sorpresi da quella libertà imprevista. Volavano faticosamente, e si posavano esitanti sui rami come se fossero dispiaciuti di abbandonare il posto, o come se mi chiamassero per condurmi in una regione senza gabbia e senza muri, dove la vita fosse solo un volo breve e gioioso. Ma io non potevo servirli, non avevo le loro ali e il mio scheletro era troppo pesante per sopravvivere. Il riconoscimento del limite, tuttavia, non comporta nessuna rassegnazione. È difficile volare, ma bisogna volare, come sapeva l'amato Leonardo da Vinci, impegnato nello studio del volo degli uccelli e nella progettazione veniristica di macchine volanti. Oggi noi abbiamo la certezza, certificata dalla sua opera straordinaria, che Jorge ha saputo volare, vincendo ogni resistenza e che volerà sempre e sempre più in alto nel futuro. Grazie. Grazie mille professor Melis, e volevo ora che il sindaco presentasse la targa che è questa è una copia della targa che è andata al centro civico. Grazie.
l'Associazione Bari Sarte, a parte ringraziamo naturalmente il Comune di Bari Sardo e l'Unione dei Comuni d'Ogliastra, voglio ringraziare tutti gli artisti e tutti i docenti che hanno risposto con molta generosità al nostro invito e quindi dico ci hanno permesso di proseguire in questo percorso di questo festival che sarà il secondo di una lunghissima serie, mi auguro, nei prossimi anni fino all'infinito. Grazie. Alle 4, alle 16 ci sarà al centro civico Gorga Eielson e Michele Murnau, la scuola media, l'apertura del laboratorio Musica e Gioco rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Pasquale Mirra, il vibrafonista qui presente, e Danilo Mineo, percussionista. Quindi, alle ore 17 a Piazza della Repubblica, la Piazza del Mercato, e quindi nel centro civico Jorge Elio San Michele Mulas, ci sarà l'apertura dell'esposizione delle opere degli artisti e quindi siete invitati ovviamente a venire alle 5 penso che alle 5 potremo rivederci alla sala del centro civico. E adesso ci sarà offerto dal Comune di Bari Sardo nella sala. No? Grazie.